Carissime amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro Joker Lune, il Joker Lune che come sempre vi porta i videogiochi più belli del passato e del presente. E oggi, incredibilmente, vi porto Raiden Jet, incredibile Raiden Father's Jet, uno dei tanti episodi di Raiden che vi permette di vedere la storia di questo fantastico sparatutto a scorrimento verticale. E subito siamo entrati, ovviamente, nell'azione. Voi trovate tutta la serie di Raiden. Io sono un grande appassionato praticamente di questa serie di sparatutto a scorrimento verticale. Comunque trovate tutta la serie di Raiden, quindi ovvero i passati episodi, direttamente sul canale del Joker e Lune, ragazze e ragazze. Quindi non vi preoccupate se vi siete persi qualche puntata, la ritroverete qui praticamente. Potete andare sull'archivio e cercare. Qui stiamo parlando comunque di uno sparatutto che ha fatto veramente, veramente la storia dei giochi di sparatutto a scorrimento verticale giapponesi, qualcosa di veramente assurdo, dove la guerra purtroppo la fa da padrone. E un'altra ovviamente particolarità di questo gioco è l'estrema grafica bidimensionale, l'estrema anche azione, l'estremo gioco in due giocatori, quindi veramente qualcosa di incredibile, di meraviglioso. Come potete vedere, il gioco è ricchissimo di animazioni, di musica frenetica e anche ovviamente di qualcos'altro che dovete scoprire voi, ragazzi. Infatti Riders Fighter Jet contiene tantissimi velivoli pronti ovviamente a essere guidati proprio da voi. Avete capito bene, vedete la stessa azione veramente super accelerata. Ci troviamo qui in un mondo fatto di continue guerre, volte ovviamente a possedere parte del territorio, e vengono praticamente chiamati a difendere la terra proprio coloro che un tempo erano i grandi piloti, i migliori piloti di tutto il mondo. E con Raiden Fighter Jet potete assicurarvi di poter essere piloti di velivoli veramente all'avanguardia, ma soprattutto potentissimi. Addirittura potete comandare dei pod anche, diciamo, indirettamente attraverso, diciamo, il vostro velivolo, che vi seguiranno, quindi un vero e proprio squadrone. I pod rappresentano un pochettino lo squadrone che purtroppo dovrà scontrarsi. Vedete, ragazzi, addirittura possono subire dei danni veramente incredibili. Ma guardate ovviamente anche tutti i power up che possiamo prendere, le azioni diciamo stratosferica, e questi continui attacchi ai carri armati, in questo caso infatti Raiden Fighter Jet, possiamo andare a combattere contro velivoli ma anche contro imbarcazioni o addirittura veicoli, quindi tipo per esempio i carri armati. Quando ci sono i boss, il mio parere personale è sempre quello di usare la smart bomb, sempre che non vogliate sicuramente andare a fare sicuramente un record. Volete fare i record? Infatti la maggior parte di questi giochi sono una specie di soul like, soprattutto lo dico alla nuova generazione, dei soul like degli sparatutto, quindi bidimensionale. Infatti in sala giochi spesso si facevano dei veri e propri record, dei veri e propri tentativi di fare appunto dei record a chi ovviamente o non moriva o realizzava il punteggio più alto. Il gioco veramente molto molto frenetico, come potete notare. Andiamo avanti, vedete, addirittura passiamo anche di livello. Poche sono le pause tra un livello e l'altro, come potete ben comprendere. Aiuto ragazzi, guardate qui sopra. Ben comprendere, pochissime sono le pause tra un livello e l'altro, infatti l'azione è praticamente immediata. La cosa ovviamente negativa di questo Raiden Fighter Jet, voi lo sapete benissimo qual è, è che in questa collection, che fa parte di Raiden Legacy, abbiamo solamente due continui per sessione, quindi possiamo utilizzare solamente due continui per una sessione di gioco. Questo ovviamente è fortemente limitante al fine di farci ovviamente apprezzare il nostro videogioco. Non c'entra il fatto che sono, diciamo, anche abbastanza brevi, diciamo, ma non è proprio vero questa cosa qua, perché ovviamente ci sono tanti velivoli, tanti aerei da andare praticamente a utilizzare, e quindi non vedo il motivo per
per cui dobbiamo ovviamente concepire il gioco limitato. Infatti poi dopo non potete continuare, non ho visto se ci sono dei cheat, quindi sicuramente la collection, che già soffre di alcuni problemini legati per esempio alla velocità dell'interfaccia proprio, a volte infatti si blocca, soffre anche di questo limite imposto dai programmatori, che per chissà quale motivo. Vabbè, qui ovviamente abbiamo degli elementi che possono essere distrutti, tipo le torrette, vedete un pochino cosa sta succedendo qui sopra, ma soprattutto su questo canale. E come dico sempre al caro Mirko Papella, che adesso ho pensato un pochettino sta dormendo, Mirko Papella lavora di notte, praticamente lavora di notte, il nostro caro amico, il nostro caro follower, amante dei videogiochi, pensate un pochettino. E speriamo che ovviamente non sia stato bannato anche lui, ultimamente è stato bannato anche un caro amico, praticamente il caro Ciao Carnone, pensate un pochettino. E ovviamente lo potete trovare solamente su YouTube con il nome di Marco Carnevale. Ce ne possiamo andare praticamente e guardiamo un pochettino, continuiamo quindi ad andare avanti premendo, il gioco diventa ancora più veloce. Guardate i carri armati veramente che arrivano da tutte le parti possibili inimmaginabili, avete capito bene, guardate qui, carri armatoni, quindi andiamo a distruggere quest'altro elemento. Carri armati veramente molto molto grandi, sembra quasi un Command & Conquer, ovviamente andiamo a cercare di spostarci, di riprendere tutto quelli che sono i nostri armamenti. Pensate che abbiamo anche i missili autotraccianti, avete capito bene, i missili autotraccianti che praticamente non fanno altro. Ai, molto brutto ovviamente questa situazione. Andiamo subito in smart bomb al fine di non trovarci nell'ennesima situazione negativa qui sopra, vedete un pochettino. Guarda, me ne vado quindi da quest'altra parte qua, me ne vado anche di qua, veramente diciamo meraviglioso. E poi ho ovviamente il mitico Raid Legacy, che ti fa capire praticamente tante cose della storia del videogioco. Guardate quante palline da ovviamente andare a evitare. Torniamo, cerchiamo ovviamente immediatamente, ragazzi, di andare a vedete un pochettino, guardate qui sotto che cosa sta succedendo, veramente di tutto e di più. Un grandissimo attacco contro questo mega carro armato, addirittura stiamo attenti perché questo adesso giustamente ci butterà un attacco anche frontale. Cerchiamo ovviamente di continuare, di fare ovviamente una super smart bomb e di togliercelo quanto prima possibile davanti ai piedi. Ce l'abbiamo fatta, possiamo andare al terzo livello, velocissime veramente partite, e subito via verso l'azione. Premiamo anche per, non ci interessa più di tanto il punteggio, anche perché non è che abbiamo giocato tanto bene, ci stiamo conoscendo il gioco. Poi il bello di questi videogiochi della serie Raiden è che ci sono tantissimi velivoli, quindi avete una varietà di videogioco praticamente veramente molto 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 alta. Guardate qui sopra cosa sta ovviamente accadendo, distruggo ovviamente tutto quello che c'è. Ai, mi sono fatto veramente male, guardate qui sotto, e me ne vado quindi da quest'altra parte qua. Attenzione perché poi dopo anche mamma mia ragazzi, qui sopra, guardate qui sopra cosa sta succedendo, veramente tutto di più. Quick shot è una specie questo qua di bonus game. Ai, molto molto triste ovviamente questa situazione, quasi veramente distruttiva del povero ovviamente. Era attenzione, mamma mia ragazzi, è veramente qualcosa di indicibile. Attenzione ovviamente da questa parte qua, perché dobbiamo identificare quelli che sono i nostri, aiuto, molto brutto, avete visto, dobbiamo identificare i nostri avversari. Attenzione, mamma mia ragazzi, siamo riusciti da questa parte qua. E vedete ragazzi, all'interno dell'aereo c'era qualcun altro, e ovviamente cerchiamo, guardate qui sopra, mamma mia veramente assurda questa parte qua. Ovviamente cerchiamo ovviamente anche di attaccare quest'altro essere, e l'abbiamo fatto ovviamente scoppiare. Ce ne possiamo andare ragazzi, è finito anche questo incredibile sessione. Perfetto, andiamocene quindi a questa parte qua, andiamo immediatamente a caricare quest'altra parte. Guardate qui sopra, incredibilmente ci sono aerei di ogni tipo, perfetto. E cerchiamo quindi di distruggere questi altri esserini, vedete un pochettino qui sopra. Andiamo da quest'altra parte qua ancora, vedete, distruggiamo queste altre portaerei. Vi ho detto che ci sono anche unità praticamente navali,
ci sono anche un oh, molto molto brutto purtroppo ragazzi, non possiamo, lo sapete, continuare perché non ci sono appunto i continui. Vediamo un pochettino, questa è un'immagine che praticamente viene mostrata alla fine di ogni sessione di Raiden. Cerchiamo ovviamente quindi di andare e andare avanti e di andare avanti per vedere qualche altra cosa che possa ovviamente mostrarsi. Riconoscimenti sbloccati, sì, ok, perfetto. Abbiamo questa particolarità e oltretutto pensate che nella collection dobbiamo, per giocare, dobbiamo utilizzare il mouse nel menu, quindi non è possibile utilizzare il joypad e questo ovviamente è una cosa molto molto ovviamente un pochettino tristariella, dobbiamo dire la verità. E ogni tanto, come potete vedere, l'interfaccia tende a bloccarsi, quindi su questo non consiglierei il gioco di Raiden, questo Raiden, no, e questa collection di Raiden, alla maggior parte degli utenti. Quindi gli utenti dovrebbero sicuramente cercare qualche altro titolo, qualche altra collection, o di recuperare giochi in un'altra forma. Vedete un pochettino, e me ne sono un po' pentito veramente di aver comprato questa collection in questa maniera, però era l'unica a livello economico e allo stesso tempo, non solo a livello economico, ma anche a livello di insieme, a poter presentare praticamente tutti questi titoli nello stesso tempo, nello stesso comparto di tempo. Va bene, vediamo questi caricamenti, vediamo se riusciamo quindi a caricare. Perfetto, abbiamo, vedete ragazzi, ci sono ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 praticamente velivoli, quindi molto molto particolari. Riprendiamo ovviamente il nostro gameplay e andiamo a premere questo incredibile aereo. Ci troviamo quindi qui sopra. Pensate che un pochettino nel gioco è presente anche la possibilità di utilizzare lo sparo automatico. In questa maniera il vostro ditino eviterà di essere sollecitato in maniera eccessiva. Vedete che ovviamente ogni velivolo ha anche la sua smart bomb, ovvero in realtà sono a serie, ogni tot serie di velivoli ha i suoi smart bomb. Gli oggetti praticamente da recuperare sono veramente tantissimi. Carro armato, attenzione da questa parte qua, mamma mia ragazzi, guardate il nostro mitico, guardate questo carro armato che ovviamente adesso se ne andrà via ovviamente, e immediatamente vado a fare questi missili praticamente a grappolo e sblocco. Sbloccato, guardate qui sopra, ho sbloccato addirittura il nostro incredibile, come si chiama? Ho sbloccato il nostro incredibile, i due nostri incredibili pod. Andiamoci a fare un attacco a pod, in questo caso andiamo a distruggere quest'altro cannoncione che ovviamente adesso cercherà di essere scoppiato. Ragazzi, guardate, non ce la fa più il carro armato. Perfetto, l'abbiamo fatto, ma sotto c'è ovviamente la sorpresona, come sempre in tutte le cose praticamente c'è un sorpresone. Vedete ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Pigliamoci ovviamente i nostri power up e andiamo via verso una nuova incredibile avventura, cercando di battere ogni tipologia di record. Peccato che non ci siano dei percorsi alternativi, devo dire la verità, in questo gioco, perché effettivamente avrebbero reso le partite molto più, diciamo, intriganti e meno ripetitive, cosa che poi vengono adottate. Questo tipologia ovviamente di gameplay viene adottato nei successivi episodi di Raiden. Dirà, guardate qui sopra come vanno a esplodere questi praticamente esserini e come vanno ovviamente a essere recuperati quest'altro genere di oggetti. Distruggiamo quindi quest'altra cosa. Ahiaiaiaia, è molto brutta, devo dire la verità, questa situazione. Andiamo qui sopra ancora, mamma mia ragazzi, attacco a grappolo, devo dire la verità, attacco a grappolone e ne vado qui sopra ancora a distruggere che cosa ragazzi? Questo altro genere di oggetto. Cosa è quella? Vedete, i pod praticamente sono autotraccianti. Cosa vuol dire? Che vanno a tracciare il nostro bersaglio, ovviamente, che vanno a scegliere loro, credo, in base alla vicinanza. Credo. Ecco qua, ci troviamo quindi a prendere questi oggetti. Ovviamente dobbiamo capire che dobbiamo distruggere anche questi piccoli poddini. Vedete un pochettino questi carri armati che escono praticamente da qua sotto. Per fortuna alcuni spari possono essere parati, ragazzi. Andiamo subito con l'attacco a grappolo e ancora, forse ce l'abbiamo fatta. Incredibile, abbiamo battuto il secondo boss senza perire, senza morire, quindi possiamo andare sicuramente avanti.
vediamo un pochettino qui sopra cosa succede e andiamo quindi a distruggere i mitici carrammatelli qui sopra. Vedete questi velivoli, questi aerei che arrivano. Mamma mia, possiamo recuperare, diciamo bloccare gli attacchi russi, vedete signori, e quindi possiamo andarcene praticamente da questa parte qua. Distruggiamo ovviamente tutti questi diciamo velivoli, ce ne andiamo praticamente da questa parte qua, vedete un pochettino, e quindi dobbiamo comprendere un attimo come andare perfetto a proseguire nella nostra incredibile battaglia, ragazzi. Incredibile, vado qui sopra, cerca aiuto, ragazzi, guardate qui sopra, veramente sto inondando lo schermo di proiettili al fine proprio di evitare di trovarmi anche in situazioni malevoli in più avanti. Perfetto, me ne vado quindi da quest'altra parte qua. Incredibilmente ci spostiamo da mamma mia, dobbiamo dire la verità che gli aerei ovviamente vanno qui sopra a essere attaccati da tutti noi. Immediatamente cerchiamo quindi di distruggere quelli che sono ovviamente molto molto brutto, devo dire la verità. Dobbiamo cercare sicuramente di continuare, quindi andiamo qui sopra, facciamo un attacco a raggiera e andiamo qui su. Perfetto, grande gameplay, dobbiamo dire. Attenzione, perfetto, abbiamo distrutto tutto e ce ne possiamo andare immediatamente, quindi pronti, partenza e via. Ecco qua, perfetto, andiamo sulla seconda, su questo ennesimo stage. Vedete, addirittura andiamo avanti anche di livello, ci troviamo qui nel deserto, in un deserto. Attenzione ovviamente a questa parte qua, cerchiamo di distruggere, utilizziamo anche questo attacco praticamente a orizzontale, nel senso che ci spostiamo orizzontalmente ogni volta per aiuto, ci spostiamo ogni volta orizzontalmente per andare ovviamente a recuperare quelle che sono le nostre unità. Perfetto, distruggiamo quindi quest'altro oggetto, vedete un pochettino, dobbiamo sicuramente ripristinare la nostra grande potenzialità. Ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qui, distruggiamo anche questi altri. Attenzione, guardate qui sopra cosa sta succedendo. Ecco qua, prendo praticamente questo ennesimo pod, distruggo praticamente questi carri armati e mi sposto sicuramente. Attacco a raggiera, perché ragazzi mi sono visto praticamente molto molto diciamo in pericolo. Dobbiamo stare qui su questo piano ovviamente molto molto attenti. Attenzione ovviamente a questi velivoli come sempre. Perfetto, mi sposto ovviamente in ogni posto, ragazzi, perfetto. Andiamo subito ovviamente a distruggere quelli che sono questi oggetti. Proprio in faccia, molto molto triste ovviamente questa parte qua. Perfetto, andiamo a cercare di distruggere tutto ciò. Incredibilmente, signore, ce l'abbiamo quasi, si può dire fatta. Perfetto, distrutto questo individuo e ce ne andiamo praticamente, perché non ce la facevamo veramente più. Perfetto, immediatamente quindi ci spostiamo qui sopra, guardate qui, siamo nei cieli, into the sky, e quindi pensate un pochettino qui ragazzi, chi possiamo andare ovviamente a trovare questi aerei. Qui è più un bonus game, avete capito un pochettino, il successivo sarà praticamente andare nei mari praticamente, quindi questi mari ricchi di portaerei. Distruggiamo ovviamente questi, questo ricorda molto 1942, ci sta proprio un bonus game simile, un bonus stage, ecco qua, un quadro di bonus, dove dobbiamo, in realtà possiamo anche morire, dove però diciamo non è molto simile agli altri, quindi si potrebbe dire questo. Vedete ragazzi, è fatto in primis per andare a cercare di fare un maggiore punteggio, pigliare quanti più bonus possibile. Vedete ragazzi, siamo arrivati veramente a un livello assurdo di videoplaying. Ecco qua, andiamoci praticamente qui sopra, andiamo subito a farci un attacco praticamente qui sopra a raggiera e distruggiamo quest'altro oggetto, ce ne spostiamo quindi in quest'altro luogo
adesso dobbiamo capire quindi cos'altro fare. Ne butteremo praticamente un ennesimo attacco qui sopra e cercheremo quindi di attaccare. Oh ragazzi, ci siamo andati praticamente contro, quindi questa è stata praticamente la nostra parte ovviamente negativa. Prendiamo ovviamente tutto ed ecco qua ragazzi, abbiamo completato l'ennesimo stage, quindi adesso andremo nei mari. Abbiamo comunque anche un altro credito. Perfetto, andiamo ovviamente a farci questa ennesima partita, cerchiamo ovviamente di battere l'ennesimo record, perché ragazzi Raiden Fighters Jet, che è praticamente un episodio intermedio, si potrebbe dire, con degli aggiunti rispetto a Raiden Fighters, dove vengono appunto aggiunti tutti questi velivoli, possiamo sicuramente, oltre che divertirci, anche metterci alla prova, vedete ragazzi. Peccato che le porte aeree praticamente non vanno a crollare in mare, forse la memoria video da utilizzare sarebbe stata troppo grande. Io utilizzo spesso questo praticamente attacco, a volte possiamo forse trovare degli oggetti, aiuto, ecco qua, degli oggetti praticamente subito praticamente in omaggio, vedete, un pochettino segreti, in maniera segreta, nascosta. Quindi ci andiamo quindi a quest'altra parte qua, guardate questi cannoni, mamma mia ragazzi, qui stiamo parlando. Beh, ai, ci siamo veramente fatti male. Andiamo sul grappolone e diciamo oh ragazzi, il grappolone non si ferma il grappolone, ragazzi, guardate qui sopra, addirittura andiamo anche a distruggere quello che è. Attenzione ragazzi, mamma mia ragazzi, qui sopra, attenzione a queste navi, è brutte le navette praticamente. Immediatamente qui dobbiamo riempire sicuramente di bombe e tutto il nostro diciamo avversario. Perfetto, dobbiamo, molto bello questo motoscafo carro armato ragazzi. Andiamo qui sopra subito a premere, perché non vediamo l'ora di vedere ovviamente l'ennesimo stage. Siamo in Antartico e dobbiamo capire come distruggere l'ennesimo cannoncione. Praticamente mi sembra avessimo già affrontato. Perfetto, forse dobbiamo affrontare tutti i boss, vedete, abbiamo purtroppo ucciso la farfallina, mi sembra la fatina doveva essere salvata, ma noi purtroppo l'abbiamo uccisa. Il nostro fuoco è troppo potente e purtroppo se ti trovi in mezzo a queste situazioni, cara farfallina, come possiamo appunto salvarti? Su questo l'autofare sicuramente ha degli aspetti negativi, nel fatto di poter sparare sempre, quindi risparmiamo sicuramente nella vita delle articolazioni del nostro dito, ma ovviamente andiamo a non poter diciamo svolgere determinati compiti. Sentite la musica come molto ovviamente ritmatica, guardate qui sopra cosa sta succedendo qui sopra ancora, mamma mia, veramente qualcosa di indicibile ragazzi, indicibile. Subito vai sopra, potevi andare, purtroppo non abbiamo nessuna possibilità ragazzi, e dobbiamo ovviamente aspettare i caricamenti. Vi ho detto, in questo Raiden il menu praticamente molto diciamo quasi buggato, dobbiamo dire la verità. Infatti la cosa migliore sarebbe più che altro giocare in un'altra maniera, attraverso appunto le schede da bar originali. Ma chi ha i soldi, ovviamente sono videogiochi che ormai non si fanno più, non sono più reperibili. Va bene, aspettiamo qualche secondo e vediamo un attimo di farci ancora una partitella, giusto per provare casomai un altro velivolo. Vedete, tempi ovviamente di attesa anche abbastanza lunghi, quasi apriamo il cellulare per vedere un pochettino che cosa sta succedendo ragazzi, dobbiamo dire la verità. E vediamo qui ovviamente in Valtellina che tempo c'è, vediamo ovviamente, sì, la sessione è scaduta, perfetto, stavo praticamente prenotando qui qualche cosa, pensate un po'. Invece non è così, vedete, tempi di caricamento veramente di 18.000 anni. Perfetto, andiamo ovviamente a chiudere il tutto. Dottor Zombie Z1, alla Dottor Zombie Z1, speriamo ovviamente che i caricamenti per farci giocare non siano così ovviamente lenti. Vedete, addirittura abbiamo il draghettino, quindi pensate, addirittura premendo un determinato tasto, ecco qua il draghettino fatina, vediamo
Quindi abbiamo la fatina che ovviamente in realtà non ci azzecca proprio niente con questo, ovviamente con questo gioco. Infatti possiamo prendere o il draghetto o la fatina in base al pulsante che andiamo quindi a premere. Ho preso la fatina, in realtà volevo pigliare il draghetto, vabbè, giocheremo con la fatina. Con la fatina che non ci azzecca niente, che ovviamente è non c'entra niente con il contesto, ovviamente è un personaggio segreto, la fatina volante, mettimi qualche altra cosa volante, no? Mettimi il drago, ecco qua. Perfetto, il draghetto. Lui ha messo, i creatori di Raiden hanno messo la fatina che in realtà è associabile a un bonus. In realtà, come potete vedere, lo sparo e alcuni spari, alcuni attacchi sono molto molto simili. Il bello della fatina ovviamente è molto minuta e quindi si può ficcare dappertutto, però questo essere suo minuto, vedete, addirittura vedete, caccia praticamente raggi di fuoco dalla bocca, ragazzi, alla faccia della dolce fatina, vedete un pochettino. Andiamo qui sopra a cercare di distruggere praticamente per l'ennesima volta il nostro, diciamo, grandissimo nemico, che ovviamente va a subire il fuoco fauto. Perfetto, in realtà il gioco è più difficile di quello che credete. Ce l'abbiamo fatta, sì ragazzi, possiamo andare a volare. Fatina con due fatine, quindi tre fatine in totale. Andiamo subito a premere al fine di farci appunto una partita ancora più veloce. Va bene signori, che dirvi, avete visto il bello di Raiden Fighter? Sicuramente questa grande varietà di velivoli, però in realtà gli spari spesso si associano, sono simili, ecco qua, quindi non, la varietà è solamente fittizia, gli stessi stage sono comunque abbastanza ripetitivi per quanto belli, però non è possibile quindi selezionare nemmeno un percorso. Pensate un pochettino, quindi in apparenza tutte queste scelte sono mascherate, e infatti si ha una forte forte ripetitività del gioco. Gli stessi pod a volte portano confusione, perché non si sa se ovviamente è la nostra fatina o un'altra fatina quella, per quanto ovviamente le dimensioni siano differenti, a essere appunto controllate. Quindi non mi sento praticamente di dire che ci sia stata fatta, soprattutto rispetto agli altri Raiden Fighters, una grande innovazione. Gli do un 7, gli do un 7 perché comunque è divertente, musiche molto ritmatiche, fittiziamente ci sono tantissimi avversari praticamente, come potete vedere, quindi non posso che da una parte consigliarvelo. Dall'altra parte, ovviamente, se avete già Raiden Fighters 1 e 2, pensateci veramente molto prima di ovviamente comprarlo. Ovviamente se comprate la collection non avrete di certo di questi problemi. Vabbè ragazzi, io vi invito a iscrivervi sui miei social network, trovate i link in descrizione, nonché sull'attuale canale che state ovviamente vedendo. Voglio dirvi che faccio 5 minuti di pausa e ci sono di nuovo in live con tutti voi. Potete farmi le richieste in base a quello che tratto sui miei social network, sui miei canali, privatamente o pubblicamente. Mettete mi piace, condividete, soprattutto partecipate ai quiz. Avete capito bene, perché il vostro giocherellone ha fatto partire la linea, la moda dei quiz praticamente. Quindi vi aspetto un video shorts live, c'è veramente di tutto e di più in questi social network del vostro amico il giocherellone, che veramente vi porta ai videogiochi più belli del passato, del presente e anche del futuro. 5 minuti di pausa e sono di nuovo con voi. Ciao a tutti dal vostro giocherellone.